dà dal suo cilindro magico per questa razza. Finora l'abbiamo visto giocare un po' tutto quanto ed è iniziata la partita, il secondo game della semifinale per quanto riguarda la Lega Bronzo-Argento, se non ricordo male, controllo al volo. Sì, siamo nella Lega Bronzo-Argento, quindi si scusano i due giocatori, anziché mandare GLHF si scusano direttamente, quindi molto probabilmente sarà un game breve, nel senso uno dà vinta all'altro reggi guitta e finisce così, insomma, molto simpaticamente, ma a parte gli scherzi, io sono solo oggi perché Dante è in vacanza, sarà alle Maldive sicuramente a godersi i lauti soldi che ha guadagnato dal nostro duro lavoro, e quindi mi tocca commentare questo game. 10, no, 9 pilone come di consueto per un Protoss. Abbiamo un Protoss Terran, l'abbiamo già visto Dante giocare con la razza Terran, ma non gli è andata molto bene perché affrontava uno Zerg probabilmente contro un Protoss su questa mappa che è una mappa nuova 1v1 della nuova espansione Heart of the Swarm. Vedremo un po' che cosa ci improvviserà Dante. Io mi immagino che questa volta voglia usare un po' le nuove unità, quindi molto probabilmente mine per lui, almeno gliele consiglio visto che sono abbastanza buone, anche se non so contro i Protoss se effettivamente hanno la stessa utilità che hanno contro gli Zerg. E intanto Rommel non parte di Forge Expand, ma parte di Gate a 13 e Gas a 14, quindi molto probabilmente una build un po' più sicura perché se non erro Gate a 13 Gas a 14 potrebbe essere ricorda abbastanza la build studiata da Gruby nel PvP, anche se questo è un PvT insomma, quindi ha un po' poco, però è abbastanza standard, si potrebbe aprire con questo con un 3 Gate Expo oppure un 4 Gate Gas Heavy, insomma varie possibilità, però la vediamo, è partito con il Core, mentre dall'altra parte abbiamo Dante che ha preso il suo Gas a 13 se non sbaglio anche lui, abbastanza prematuro, forse potrebbe optare nuovamente per dei Reaper come ha fatto contro lo Zerg, anche se in questo caso non sono particolarmente utili. Intanto è passato l'SCV di Dante per dare un'occhiata su quello che era la build del suo avversario. È arrivato il Core, è arrivato anche il secondo Gas a 21 o 19 se non ho visto male. Vedremo un po' che cosa improvviseranno i due giocatori. Come dicevo, 16 arriva anche il comando orbitale e la prima Warrax, la prima espansione, quindi Warrax Expand per Dante, mentre ancora secondo Gate sembrerebbe quasi un 4 Gate da parte di Rommel, che sta conservando il Chronoboost. È partito ora il primo Chronoboost sul Core, quindi potrebbe tranquillamente andare di 4 Gate con questo Stalker che non è stato cronobustato, quindi abbastanza in ritardo. Arriva anche il Reaper da parte di Dante, seguiamo il Reaper per vedere quanti e quali danni riuscirà a portare al suo avversario, mentre lo Stalker va a prendere la torre Xel'Naga e si ferma lì per vedere appunto le unità in arrivo da parte dell'avversario. Che avversario intanto sta andando di due Rax, esattamente la build che ha fatto precedentemente Warrax Expand e successivamente due Rax per Dante, arriva a tre Rax in totale, dalle quali potrebbero uscire sia Reaper che Marauder. Io opterei di chiedere, gli direi di optare per Marauder, visto che sono abbastanza resistenti e contro gli Stalker fanno decisamente male, specialmente se hanno proiettili emessi a concussione. E intanto arrivano i Reaper che devono fare un piccolo salto prima di poter arrivare nella main base, e sono dentro, vediamo quanti danni riusciranno a portare prima che il giocatore Protoss si accorga di questo arrivo. Non ci sono unità in raggio, anzi le unità sono molto lontane, sono praticamente vicino alla Natural di Dante, iniziano subito a immaginare, ma c'è già il nucleo della nave madre che praticamente si è portato a casa i due Reaper, e dall'altra parte invece i persecutori di Rommel stanno già lavorando sugli SCV. Arriva il primo bunker per Dante in difesa, forse messo un po' troppo
avanzato, se doveva andare più vicino a Rampa, ma forse gli serve anche per difendere la sua seconda espansione. Quattro lavoranti uccisi per Dante e due per Rommel, quindi abbiamo ancora una situazione abbastanza equilibrata. Io sto un po' giocando con la tastiera, ma non fa niente perché siamo ancora all'inizio. Scanda parte di Dante per vedere appunto l'espansione, se c'è un'espansione per il Protoss. Arrivano altri due gate per Dante con la Robo Bay, fabbrica robotica, quindi molto probabilmente arriveranno gli immortali o ancora meglio i colossi contro l'armata bio. Di solito sono suggeriti i colossi da parte del Protoss. Arriva subito il modulo tecnologico e il primo reattore. Servirebbero anche uno spazioporto appunto per andare prima di Medivac e successivamente di... Arriva anche un attacco, un push da parte di Rommel con quattro persecutori e il core, il nucleo della madre, abbastanza, un attacco abbastanza cattivo perché non ha molte difese. Dante non può far altro che sollevare la sua base di espansione, la sua Natural, e allontanarla. Pessima, pessima giocata per... No, buona giocata per Rommel, pessimo risultato per Dante perché è costretto a cercare di distruggere qualcosa, ma è abbastanza impaurito da questi persecutori supportati dalla nave madre. Purtroppo non ha unità aeree, come dicevo, uno spazioporto in questo caso serve come il pane per non dire cose ancora peggiori, mentre dall'altra parte Rommel sta tranquillamente procedendo la sua build, sta fullando e richiama sul Nexus direttamente dal core, richiama direttamente sul Nexus della sua Natural tutti i persecutori. Ottima giocata per lui perché è andato a infastidire decisamente il suo avversario, e quando questo era in difficoltà e quindi stava per affrontare un push molto cattivo, ha deciso di ripiegare e salvare tutte le sue unità. Intanto ha preso un buon vantaggio. Vediamo, l'Incom è a favore ancora di Dante perché probabilmente può sfruttare i Moody, quindi può avere un vantaggio, ma i gas è decisamente per Rommel, quindi vuol dire che per ora non è un grande distacco. Arriva anche il primo immortale. Io, come dicevo, avrei consigliato di più un colosso, ma si sa che io non gioco Protoss, quindi insomma conta un po' quel poco che vale il mio parere in questo caso. Seconda scan per Dante, anzi terza scan, vuole vedere assolutamente tutte le strutture in gioco da parte del suo avversario Protoss. Arriva il secondo immortale, no, ancora il primo immortale, non è stato cronobustato, credevo lo stesso, è cronobustando e infatti ha molto cronobus da spendere Rommel, ma non lo usa. Dimenticanza che spesso per i giocatori costa caro perché è una delle abilità razziali della propria razza, quindi vuol dire che deve essere usata per avere un vantaggio o almeno per essere in pari con l'avversario. Infatti l'avversario, in questo caso il Terran, può utilizzare i Moody. Vediamo che Dante in questo momento sta andando con due fabbriche, quindi molto probabilmente vuole fare uno switch con Mech. Una cosa che gli consiglio ovviamente sono gli Alien, che possono anche trasformarsi e sono molto resistenti contro gli Zeloti. Abbiamo visto diversi filmati in cui si vedevano gli Zeloti in difficoltà da questi Alien che potevano resistere al loro attacco e nel contempo fare molti danni. Intanto Proxy Pylon per Rommel, che in questo momento sta andando anche di DT, sta costruendo un po' tutto quanto. L'abbiamo visto nella partita precedente di affrontarsi in un PvP sempre contro Dante, utilizzare anche i DT e fare alcuni danni e morfarli successivamente in Arconti. Insomma, è stata una bella giocata. Si avvicina molto aggressivo sempre con il nucleo della nave madre, che può effettuare ancora una volta il richiamo, quindi ha messo alle strette. Buoni force field da parte di Rommel, che riesce a chiudere metà dell'esercito, distrugge il primo bunker. Dante non pulla gli SCV, altro force field totalmente chiuso, dovrebbe puntare al bunker probabilmente, ma cerca di distruggere il centro orbitale. Purtroppo i force field hanno finito il loro effetto e quindi l'armata bio di Dante può andare a fare danni. E allora Rommel, impaurito, decide di scappare. Arrivano le mine, le prime unità nuove che vediamo, ma c'è una scan di Dante per prendere l'Observer. Eventualmente cerca di distruggerlo perché è l'unico modo per Rommel di vedere le mine. Infatti ora che non c'è più l'Observer sono decisamente molto molto efficaci. Ecco, gli dicevo di produrre gli Alien, ma con la possibilità di trasformarsi in Hellbound, ma le mine sono sicuramente molto più efficaci perché riescono a fare molti danni ad area. E quindi
permettono di avere sicuramente una buona difesa di questa sede. In questo modo servirebbe assolutamente a Rommel un observer che sta per arrivare, ma prima di tutto arriva anche il prisma dimensionale che gli servirà da proxy pylon direttamente a ridosso della Natural di Dante, che in questo momento sta soffrendo particolarmente. Dovrebbe costruire almeno uno o due bunker posizionati magari in queste posizioni per difendersi ancora meglio, perché in questo modo riesce a far passare le unità di Rommel dietro il gas e quindi possono decisamente aggirare il bunker molto più facilmente. Ma Rommel in questo momento non si sente altrettanto sicuro e decide di ripiegare in un punto non precisato della mappa, anzi vicino alla torre Xenaga. Probabilmente vuole dare visibilità con questo pilone da un lato e il persecutore dall'altro, per consentire al prisma di arrivare direttamente in base con 3 DT, praticamente, no, 4 DT, no, 1 DT e... 4 DT, sì, vedevo la forma differente, 4 DT, c'è un marine di scout da parte di Dante, mentre Dante in questo momento prende anche un'altra espansione, evidentemente si sente abbastanza sicuro, avrebbe forse dovuto piazzare anche qualche mina da queste parti, perché le mine, ricordiamo, non hanno bisogno di rivelare le unità, quindi molto probabilmente, ora non ne sono sicuro, possono anche attaccare i Dark Templar, le unità nascoste dei Protoss. Vediamo, arrivano i DT in questo momento e iniziano subito ad attaccare le fabbriche dove sono in produzione una buona quantità di mine. Potrebbe fare una scan, ne aveva, no, non poteva fare una scan, almeno da entrambe le basi, non ha energie, questa è un grave mancanza per Dante, che in questo momento deve per forza sollevare la base, a meno che la perde. Ricarica nuovamente il T-Rommel dopo aver fatto questo danno e decide di scapparsene. Ha fatto un buon danno anche se non ha visto la nuova base in produzione, quindi Dante potrebbe tranquillamente ripiegare. Intanto vediamo un drop da parte di Dante sulla Natural di Rommel, riesce a portarsi a casa un po' di unità, ma non fa praticamente molti danni. Rivediamo l'unità, ha ucciso soltanto qualche probe, insomma, danni minori per il Protoss. Arrivano anche le tempeste per lui, mentre dall'altra parte ancora produzione di mine. Prisma dimensionale con i DT non era stato abbastanza allontanato e ritorna di nuovo a fare danni. Se la prende con i Depot, in questo caso forse avrebbe dovuto puntare su qualche altra struttura, come per esempio i moduli tecnologici o i reattori per le RAX. Invece sta facendo mattanza di Depot. Dante ancora non ha, no, ha una scan, potrebbe utilizzarla, potrebbe anche piazzare le mine, ma non sta facendo molto, non è neanche impegnato davanti. Arriva il GG da parte di Dante, clamoroso.